Lo dissi tempo fa, nel video in cui spiegavo il motivo per cui avevo nascosto gli iscritti. Voglio portare dei video di questo tipo, in cui parlo di un determinato argomento e lo faccio con un gameplay come sfondo del video. Questo mi permette di creare un contenuto bello in poco tempo, ma soprattutto di parlare di qualcosa di attuale, come la mini crisi della Juventus. E sì, ho usato la parola crisi perché secondo me c'è proprio qualcosa che non va in questa mia povera Juve. Inoltre vorrei portare sempre più approfondimenti sulla mia squadra, perché ovviamente parlare di quello che tifo mi piace assolutamente di più. Non tutti forse lo sanno, ma all'inizio questo canale parlava solo di Juve, per poi evolversi verso anche altre squadre. Mi piacerebbe portarvi un video simile ogni settimana, dopo ogni partita della Juventus. Magari questa con il Chievo no, dato che la partita è oggi alle 15 e quindi è molto vicina a livello temporale, proprio a questo video. La prossima settimana comunque c'è la pausa nazionale, quindi preparerò un video analisi sul perché questa Juventus vince eppure non riesce proprio a giocare bene. Insomma, voglio parlarvi di tutte le cose più rilevanti che accadono nella nostra Serie A, come ho fatto questa settimana sull'esonero di De Boer. Lo sapete bene, il mio sogno è poter diventare un giorno opinionista sportivo, quindi è ora di iniziare a sfornare qualche video davvero a tema calcistico. Direi di aver detto tutto e quindi posso lasciarvi alla sigla che tanto vi piace per poi iniziare seriamente il video. Watch me! In questo momento è in corso una vera e propria guerra a distanza tra Juventus e Gazzetta dello Sport. Il mondo calcistico italiano è stato colpito da una specie di terremoto mediatico nella giornata di venerdì 4 novembre 2016. La maggior testata sportiva del nostro paese se ne esce con un articolo allucinante. Buffon avrebbe infatti criticato aspramente i compagni, facendoli capire che in Italia la Juve non vince solo con le proprie forze. Ecco qui le parole riportate dall'articolo della Gazzetta. Ragazzi, così non si va da nessuna parte. Il discorso di Buffon. Parola più, parola meno. In Italia vinciamo perché gli altri si scansano, ma in Europa non succede e non succederà. In Italia le uniche due squadre che non si sono scansate ci hanno battuto. Riferimento scontato alle sconfitte con Inter e Milan. Serve più personalità, più grinta, più voglia di aiutarsi, altrimenti ci complicheremo la vita in campionato e soffriremo in Champions. Queste parole tra l'altro non sarebbero state neanche pronunciate dopo il pareggio di Champions contro il Lione, bensì dopo la vittoria contro il Napoli della settimana scorsa. Insomma, Buffon avrebbe a quanto pare ottenuto le doti di oracolo che tutto vede e tutto sente. O in alternativa di un gufo terribile. Alla fine sembra quasi una notizia di un giornale della settimana scorsa, dato che da quella vittoria e da questo ipotetico discorso di Buffon alla squadra, nessuno aveva mai sentito parlare fino all'1-1 contro i francesi. Sicuramente una notizia simile non avrebbe avuto il giusto risalto mediatico dopo una vittoria dei bianconeri contro una delle principali rivali al titolo, ma dopo un amaro pareggio in Europa, allora è tutta un'altra storia. Questo racconto potrebbe interrompersi qui, ma il continuo ha raggiunto un non so che di comico. Dopo poche ore dall'uscita del quotidiano, infatti, la Juventus pubblica una nota ufficiale sul suo sito web in cui dichiara false le parole riportate dal giornale rosa. Diciamo che è anche abbastanza inusuale vedere un comunicato simile da parte di una società importante come la Juve, dato che ogni giorno si scrivono e si raccontano tantissime cose, magari anche non sempre veritiere, su tutto e su tutti. Ma ancora una volta non è finita qui! Gazzetta rischia quindi ora la figuraccia e per correre i pari fa uscire un nuovo articolo, questa volta online, per difendere la sua posizione. E sentite qui come cercano di scagionarsi. La Rosea decide di confermare la veridicità del loro articolo, ma aggiunge che il verbo scansarsi era usato esclusivamente per fare riferimento alla scarsa convinzione di vittoria da parte di altre squadre quando queste affrontano la Juve, a causa di una superiorità dei bianconeri che spesso viene inconsciamente riconosciuta dagli avversari. Un po' come dire, Buffon avrà detto ai compagni di giocare meglio perché l'Italia è diversa e più facile dall'Europa. Un po' come dire, il cielo è azzurro. Un po' come dire 2 più 2 fa 4. Ma rullo di tamburi, signori e signori, tenetevi forte, perché qui siamo dinanzi ad un classico che voi conoscete benissimo, perché ogni giorno vi ritrovate sommersi da video che hanno esattamente la stessa identica funzione. La Gazzetta dello Sport ha utilizzato un titolo clickbait! Insomma, il concetto espresso nell'articolo è stato sicuramente una verità sotto gli occhi di tutti. La piccola squadra,
che va a affrontare la grande parte già sfiduciata e la sudditanza psicologica che ne deriva potrebbe addirittura influire le loro prestazioni. Esempio fresco fresco proprio per la Juve, la Samp allo Stadium si è presentata con una coppia d'attacco inedita tenendo sia Muriel che Quagliarella in panchina. Potrebbe essere vista come una chiave tattica differente dal solito, aspettare fino agli ultimi minuti coprendosi adeguatamente per poi inserire le due punte fresche e cercare di segnare in contropiede. Che poi, giocando in casa contro i campioni, non sarebbe neanche stato così tanto stupido. Io invece, magari con un po' di malizia, l'ho visto come un atteggiamento un po' arrendevole, preferendo far riposare i titolarissimi contro una squadra sicuramente più forte, con la quale è difficilissimo far risultato anche contro i più forti della rosa, per poi dedicarsi a squadre più abbordabili. Non che ci sia nulla di male a pensarlo, ma sicuramente poi il concetto di scansarsi diventa alla fine corretto. Insomma, la Gazzetta ha voluto alzare un polverone per vendere più copie e far parlare di sé e c'è riuscita, come dimostra il video che state guardando. Sicuramente meno mi sono piaciute le parole della Juve nel comunicato stampa quando parla di alimentare un pregiudizio denigratorio. La Juventus, nel bene e nel male, è la squadra sia più amata sia più odiata d'Italia. E questo è un dato di fatto evidente. Un giornale sportivo per vivere deve quindi parlare della Juve, che fa praticamente sempre notizia. In tutta questa faccenda quindi i bianconeri potevano avere il coltello dalla parte del manico, perché poi la Gazzetta ha risposto in maniera quasi ipocrita, prima confermando l'articolo e poi dicendo che è stato usato un verbo mai pronunciato in realtà solo per far capire un concetto. Certo è che ultimamente a Torino si avverte una certa area di nervosismo che negli ultimi anni era sempre stata praticamente assente. Quella conclusione di comunicato sembra quasi una richiesta d'aiuto detta fra i denti. Per favore, già siamo in una semi difficoltà di nostro, non mettetevi anche voi che poi non sappiamo proprio come uscirne. Che poi per tutto il video ho parlato di mini crisi e semi difficoltà, ma la Juve è prima in classifica e con un girone di Champions ben indirizzato. Ma arriverò a farvi capire di cosa parlo nel video di cui vi parlavo prima, che uscirà la prossima settimana. Spero solo che questa settimana di pareggi e di polemiche non sia servita più agli avversari che a noi, perché questo scudetto in questo momento ha solamente un nemico ed è la Juventus stessa. Oh baby, I like it raw.